tu puoi essere presentato come giustamente deve essere presentato Mucci, che non è stato ancora presentato, ma la letteratura che è intorno a lui è una letteratura e una narrazione di grandi gesta che io confermo aver fatto, che lui ha fatto, quindi è stata una, come dire, un'iniziativa e un'intuizione da Roma da sottoscrivere. Però mi è capitato di leggere le rassegne che mi hanno scritto io, perché la carta non la sto comprando ultimamente, mi dispiace perché io sono un consumatore di carta, sono un uomo di altri tempi, mi piace sfogliare i giornali, mi piace sfogliare e leggere i libri, quindi faccio poco ricorso alla tecnologia. Ma lui mi ha presentato oggi come un Deus ex machina, un uomo infallibile, un uomo che ha prodotto cose, è vero, avrei scritto anch'io per i Mucci. Io sono stato introdotto in questo ambiente tanti anni fa con la denuncia di una mia squalifica avuta e, come tutti colpevoli, mi dichiaro innocente, scontata, e così sono stato presentato da due testate giornalistiche molto importanti a Roma. Quindi l'incipit, l'entrata è un pochettino diversa. Io sono entrato con un ex squalificato e Mucci entrerà come un uomo di calcio di grande respiro. E in questo devo dare atto alla Roma, che ha fatto passi da giganti in questi mesi nel migliorare il rapporto con la stampa, perché la stampa evidentemente è più generosa nei confronti della Roma, perché i dirigenti e i tecnici della Roma sono stati trattati malino, devo dire, per parecchio tempo. Dopo farò anche l'inciso di Spalletti, che mi è sembrato dovuto fare, in tema di mentalità, mentalità incerte, comportamenti, che è anche un'altra cosa che mi fa interessare molto.